Ciao a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War Ragnarok. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, me ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa finalmente è successo qualcosa di un po' più coinvolgente. Come se in effetti il resto del gioco non lo fosse. Ovviamente tutto il gioco l'è ragazzi, ma abbiamo vissuto, questo per dire che abbiamo vissuto un momento particolarmente toccante, perché Atreus è finalmente tornato a casa di Sindri e quindi si è riunito a suo padre. Però prima di ciò Atreus e Trud si trovavano appunto a Helheim e Atreus ha avuto la malsana idea di liberare un lupo che era incatenato, il lupo Garm, che era incatenato per un motivo. Perché? Perché questo lupo ragazzi riesce ad aprire degli squarci nei regni e far sì che questo comunque praticamente li distrugga. Fatto sta che quindi alla fine Atreus ragazzi è tornato a casa di Sindri, ha detto ciao ciao ad Odino, la sua intenzione è quella di non tornare lì, non abbiamo trovato l'ultimo pezzo di maschera. Insomma ragazzi è successo veramente un po' di tutto ed è stato bellissimo il momento in cui Atreus si è riunito a Kratos, il quale ha iniziato ragazzi a trattarlo in maniera diversa, a trattarlo con più indulgenza, più comprensione e a dimostrargli sicuramente più vicinanza, quindi una vicinanza molto più paterna. Ed è bellissimo vedere Kratos sotto questa nuova luce, vedere che comunque cerca appunto di dare ascolto anche alla propria umanità, perché ne ha sempre cercato di nasconderla, specialmente nei confronti di suo figlio, al quale comunque vuole magari insegnare ancora tante cose e soprattutto ad essere migliore. E alla fine ragazzi Kratos ha detto Atreus non ti preoccupare, sono tuo padre, ci sarò sempre fino al mio ultimo respiro per aiutarti soprattutto nei momenti di difficoltà. E quindi gli ha detto risolveremo questa cosa insieme, torniamo ad Helheim. E infatti è quello che è successo ragazzi, siamo tornati ad Helheim per cercare di catturare, perlomeno l'intenzione sarebbe quella, di nuovo Garm, e adesso non ci resta che vedere cosa succederà. E quindi l'ultima volta ragazzi ci eravamo salutati qui, non ci resta che procedere e inseguire Garm. Atreus ha chiesto a Kratos di non ucciderlo e lui ha detto vabbè ci proverò, vedremo come comportarci una volta che saremo insomma vicini a lui principalmente. Quindi pezzi d'argent, qualche altra roba c'è, altri pezzi d'argent. Ormai ragazzi ci siamo, è arrivato il momento di vedere che accadrà. Okay. Io distraggo Garm, tu congela le sue catene con l'ascia così non scappa e legalo a qualcosa. No, troppo pericoloso. È un bel piano, muoviamoci. Aspetta! Deve fidarsi di lui, quindi dovremo usare il Leviatano ragazzi e... Oddio, congela le sue catene, aspettate però. Come devo fare? Che devo fare? Oddio. Ok. Afferra la catena prima che Garm possa fuggire. Cioè, l'ho congelata. Ah, ecco, ok. Mi è uscito adesso il comando. Oh. Atreus, via! Oh! Porca paletta, regà. La trasformazione, Odino ti ha insegnato a controllarla? No. No. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. D'ora in poi si fa a modo mio. Signor sì. Ok. Ma in effetti no. Cioè è Atreus che sta imparando a controllarla probabilmente. Comunque immaginavo ragazzi che non sarebbe stato così facile, eh? Riuscire alla prima sarebbe stato parecchio improbabile. E il lupo ovviamente si ribella, cioè non ha la minima intenzione di tornare in catene imprigionato. Quindi andiamo, continuiamo ad inseguirlo e vedremo come ci dovremo comportare. Ci aspetta della gente. Vedi ragazzo? Vai vai, colpisci. Vai. Wow. Ok. Questi sono i nemici meno preoccupanti ragazzi.
Ok, continuiamo a raccogliere pezzi dungeon. Eccoli qua, bonjour. Salve. Wait, vai giù però. Ok. E anche a lei. Ecco qua. E ovviamente ragazzi, voi continuate. Non l'hai fatta apposta, vero? Chi è che non si fida ora? Scusa, ho esagerato. È solo che pensavo avrebbe funzionato. Pazienza. Troveremo un... Beh, normale, però hai visto di che bestia stiamo parlando? Anche se in effetti... Cioè, oddio, aspetta, ma adesso mi dovete far venire qualche dubbio sulle capacità di Kratos? Ma come? È quello che state cercando. È quello che state cercando di farmi capire, perché magari, cioè, Atreus si sta dicendo come è possibile ti sia sfuggito, no? Con la tua forza. Ci devo pensare davvero a sta cosa o è una cosa retta giusto per, non lo so. Fatto sta che diversi di voi ragazzi continuano a suggerirmi ovviamente di fare missioni secondarie per accumulare esperienza, oggetti, eccetera, però in questa colonna c'è un incavo in cui puoi infilare la lancia. Ma ci serve come vi ho già detto ragazzi, purtroppo fare missioni secondarie per me è parecchio fuori questione, perché purtroppo non ho tempo libero da dedicarci, però lo sapete che faccio sempre il possibile ragazzi, quindi vedremo di comunque migliorare il più possibile le nostre abilità, il nostro equipaggiamento e tutto il resto. Quindi è arrivato il momento di usare, ragazzi, Draupnir, vai. Visto? Ecco, fatto. Il tuo piano di prima è fallito. Non è colpa mia. Ok, però con calma, Kratos. Cioè, mo che fai? Gli stai a ridare addosso al ragazzo? Per favore, Ohia tu puta madre, non rifacciamo gli stessi errori. Ok, allora, minchia questa merda, quanto è fastidioso. Vai, vai, allora colpiscila ragazzo. Tu puta madre, mi sono fatta colpire la grande. Arrivo, aspetta, aspetta, sì, arrivo, ci metterò 3 anni. Mezza congelata. Colpiscila ancora ragazzo, vai. Vai, 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 vai. Oh, dov'è? Maledetta. Non c'è trovato. Porca miseria. Ma ha previsto il mio movimento, scusami. Lo stavo schivando. Oh, ma è rotto un po'. Oh, mannaggia la miseria. Ci mancavate voi. Non basta sta incia pelotas. Buona pezza di merda. Mannaggia santa. Che cavolo. Ok, chi manca? Mancate voglia? Ecco qua. Oh, meno male. Lo sento, è più gamma vitale. Ora si fa a modo mio. Immagino voglia dire... Quello che pensi voglia dire. Ma possiamo provare a... Abbiamo il potere di limitare i danni causati dalla creatura. E lo useremo. Ok. Ok. Credo intenda che dovremmo ucciderlo, ragazzi. Purtroppo, quindi... Io non sono d'accordo con Atreus, però... il piano di Atreus è fallito, quindi Kratos perentorio e basta, si fa a modo mio, non c'è altro modo, sta creatura è troppo pericolosa. Ok. Vai. Bel respiro, via. Incarica, è più grande di quel che pensassi. Avete visto com'era piccolo Kratos sul suo muso? È pazzesco. No, raga, ma io non voglio far questo. Mi dispiace troppo. Con la catena ci possiamo fare qualcosa. Non può ragionare, Atreus. Ma con la catena ci possiamo fare qualcosa, ferma. Poverino, raga, mi dispiace troppo, vi giuro. Ma posso tipo congelarla? Come ho fatto prima? No, non credo sia questo il caso, ragazzi. E niente, continueremo a colpire. Non ci lasci scelta. Attento a quelle catene. Sì, oddio. Ah, sei incastrata. Ottimo, che ci faccio? Pensavo di poterci fare qualcosa. Ah, ok, era adesso il momento di congelarla, va benissimo. Perfetto. Aia, porca paletta. Vai. Ora capisco perché l'avevano legato. Ok, adesso sì, ragazzo. Però che vogliamo fare?
non ho fatto il tempo ad andarmene. Attenzione. Ok, il momento, ragazzi. Sì, 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 sì. Ah, adesso è il momento. No, povero, regà. Ok. Si sta alzando, attento. Minchia. Oh. Oh. Posso far qualcosa? Sì, glielo posso rilanciare. Ovviamente l'ho mancato alla grandissima. Oh, porca miseria. Aia, maledizione. Come boss, ragazzi, è spettacolare. Sa pietà, poverino, cioè. Che crimine ha commesso, cioè. Ehi. Ehi. Ah, porca paletta. Ah, è stupendo il fatto che usi pure la catena come arma, ragazzi. Geniale pure questo. Ehi. Sì, ma è stato legato per tanti anni, poracci. Cerchiamo pure. Aia, mannaggia, tempismo sbagliato. Sì, 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 vai. No, 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 mannaggia, no, raga. Ok, perfetto. Vai, 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 vai. Povero, povero. Indietro. Si è rialzato. Sì, 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 sì. E volevo prendere la gemma vitale, aspetta. Oh! L'ho presa? Non so se l'ho presa, ecco. Pare che sia pronto ad attaccare. Che oh! Che ci dovrei fare? Ehi! Ok, risiamo le pietre contro di lui, ragazzi. Oh! E attenzione, attenzione. Oddio. Ehi! Ok. Oh, 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 non ci provare. Bello. Raga, che non me la sto godendo più di tanto sta boss fight perché mi dispiace principalmente. Ok. Forza bello, forza bello. Dai. Oh. Ehi. Ok, ok, non gli manca molto, ragazzi. Non voglio vedere come andrà a finire, sinceramente. Ok, teniamo il Leviatano già in mano. Non si sa mai, oddio. Per la miseria, questa non me l'aspettavo. Ok, 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 ci siamo quasi, ci siamo quasi. Attenzione. Ehi! Già santa a me. Uè. Rimasta incastrata, vai. Ok, è il momento, ragazzi. Vai. È finita. Speravo che andasse diversamente. È colpa mia se era in libertà. E se ora è morto? Talvolta non c'è altra scelta. Lo so. Che palle, ragazzi. Ma perché? Perché, cioè, non si poteva trovare un altro modo? Cioè, ma... se, sapete, regà, quando poi ci vanno di mezzo gli animali divento il triplo sensibile. Purtroppo. Quindi sono veramente dispiaciutissima. Che speravo si trovasse un altro modo. Però è dovuta andare così, purtroppo.
Che cavolo dobbiamo fare? Allora, fatemi vedere una cosetta, ragazzi. Visto che abbiamo appunto acquisito un bel po' di punti esperienza, volevo dare un'occhiatina alle abilità. Ok, ragazzi, allora penso che acquisterò questo. Un attacco finale pesante che chiude una combo agli attacchi leggeri. Per sferrarlo premi, vabbè, 5 volte R1 e R2. Questo sempre con le lame del caos, ragazzi. Colpire un nemico con terra bruciata durante il suo attacco aumenta considerevolmente i danni inflitti. Colpire un nemico con spazzata scottante durante il suo attacco aumenta considerevolmente i danni inflitti. Gli attacchi ravvicinati con le lame contro i nemici congelati infliggono danni bonus. L'onda di fuoco che si crea quando spazzata scottante è completamente carica è più forte e ha un'estensione maggiore. Colpire un nemico a terra con morsa di Iperione causa un impatto ardente che rilascia scintille infuocate in avanti che danneggiano i nemici posizionati dietro la tua vittima. Ok, allora, con Kratos, perlomeno le lame del caos direi che va bene. Usa una lancia per trafiggere un nemico colpendolo con a fondo dell'oplita. Le lance conficcate possono essere fatte retonare con richiamo di Draupnir. Ok. Per quanto riguarda Atreus, le esplosioni stregate causate dalle frecce sigillo hanno un'area di effetto aumentata. I nemici stregati dalle frecce sigillo hanno meno resistenza allo stordimento. Atreus ottiene una freccia runica aggiuntiva. Direi di sì. Atreus è in grado di parare gli attacchi nemici. Atreus ha una probabilità di scoccare una raffica di frecce dopo aver schivato un attacco. Ok, quindi pure con loro, ragazzi, per adesso con le abilità siamo a posto. Dopodiché il potenziamento dell'equipaggiamento ovviamente, ragazzi, ci aspetta quando rivedremo o Brock o Sindri. Quindi procedemus dopo questa triste vicenda che non ha avuto un finale differente da quello che purtroppo ci aspettavamo. Quindi apriamo questo forzierino. Pezzi da Agion, alto Agion. E niente, dobbiamo quindi... Lo so, chiudo il cuore. Un'altra porta chiusa. Ovviamente ci è rimasto male, ragazzi, ma come un po' chiunque, io credo, eh. Quindi adesso non ci resta, ragazzi, che tornare a casa di Sindri. Scudo massacro, uno scudo ispirato ai racconti in cui destrieri, perfetto per rompere in battaglia. Vediamo un attimino. Allora, rispetto a quello che abbiamo, ragazzi, ci diminuirebbe di 14 il runico, ma ci aumenterebbe di 15 la difesa e di 17 la fortuna. Mi chiedo quali migliorie avrebbe questo qua che abbiamo equipaggiato se andassimo a potenziarlo. Quindi forse sarebbe meglio aspettare, ragazzi, prima di equipaggiarne uno nuovo. Quindi c'è un'ennesima porta chiusa, di sicuro si dovrà usare il Leviatano in qualche modo. Sì, vedete, ragazzi, è lì dentro il sigillo che bisogna rompere. In che modo, però? Bisogna mettere dei sigilli, io credo. Quindi, allora, uno lì, dopodiché hai qualche idea? Qui, anzi no, aspetta. Per condurre il ghiaccio all'ingranaggio. Sì, esatto, già c'era arrivata. Un attimino. Il punto è più in basso. Ah, sì, perfetto. Allora, dovrebbe essere, ragazzi, un altro qui e un altro qui, se non erro. Quindi proviamo a colpirli adesso. Vai. Ma è possibile che non riesco mai a colpirli alla prima? Ok, ottimo. Ottimo, ottimo, perfetto. Possiamo Forza, andare. La porta è aperta. Entreri via. Ho cercato le Norne. Mi hanno detto che ad Asgard Heimdall voleva ucciderti. Heimdall? Le Norne? Pensavo non ci credessi. Le cose cambiano, figliolo. Quando succedono determinate situazioni, si può cambiare pensiero, idea o considerazione. Allora, l'ennesima porta chiusa, però possiamo aprirla? Sì. Wow! Come? Che cosa? Dal buco per terra. What the fuck? È tornato! No! Cosa facciamo? Io non lo so! Non lo sai! Non fermarti! Corri! Dove? No, regà! Non ci sto credendo! Veloce. Mamma mia! Ma che mi state a dire? Questa sigla non me l'aspettavo! Via! Oh! No, vabbè! Oh!
Lo vedo, figliolo. Che facciamo? Che facciamo? Aspetta, aspetta. Non lo so, non so che facciamo. Tira però... la lancia sulla zampa. La lancia? Ah, ok, per farla esplodere. Oh! Aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Perfetto. Oh. Vai. Ok. No, raga, non sto dicendo niente perché sono... Sono quasi sconvolta perché... È l'ennesima cosa troppo inaspettata che succede. Via, via, forza Atreus. Forza ragazzo. Però Atreus dovrebbe stare davanti a noi. Vai ragazzo, vai. Se non lo troviamo, i morti continueranno a invadere i regni, che infine collasseranno. Impara a placare la tua mente. Ho scoperto che con il caos vado meglio. Che altro hai scoperto? Che la fiducia reciproca ci fa bene. Il punto quindi è che adesso non abbiamo risolto una stramazza. Perché se il lupo continua a girovagare libero, continua ad essere un gran bel problema. Quindi, dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare. Pensavamo di aver risolto il problema, e invece... Dov'è? Calmi, calmi! Oddio. Sì. Oddio. No. Pazzesco, raga. Pazzesco, raga. Ok. Quindi dovremo usare Draupnir, ragazzi. Sui punti deboli. Ehi, buono, figliolo, vai. Sì, 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 figliolo, se riesco. Ok, sì. Non è facile, eh. Oh. Wait. Ok, 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 qui, 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 qui. Perfetto. Così li stiamo togliendo parecchia più vita, molto più in fretta, ragazzi. Però non è così facile. Abbiamo già colpito adesso tutti basta. I punti deboli. Oi. Aia, maledizione. Dai, non mi sposto abbastanza. Mannaggia, allora. Gemma vitale è qua, è qua. Oh. Ah, ecco. Perfetto, ha riformato la roba, ragazzi. Aia. Vai. Ok. E bracciale. E no, no, no. E piano. Oh. Ok. Bracciale, bracciale, bracciale. Mannaggia. E dai però. E schiappa. Mannaggia a me. Buono. E niente, non esploso. E niente, non esplode. Ok. Forse è quando è in piedi il bracciale, ragazzi. Vediamo, eh. Ok, sì. No, pensavo di averlo preso, invece. Ok. Ora sì. Ok, ragazzi, sta per riprendersi. Vai, 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 vai. Ci siamo quasi. Wait. L'ho capito. Come fa a tornare ogni volta? È la sua natura. Dobbiamo cambiare. Ora. Porca miseria, raga. Forse posso fermarlo. Come? Aiutami a saltargli sulla schiena. Ok. Fidati, davvero, ci penso io. E niente, raga, continuano a succedere cose assurde. Cioè, pensavamo di averlo quasi sconfitto, invece no. Ui, lui riprende tutta la sua vita. Facciamo a modo spettacolare. Tuo. Facciamo a modo tuo. Ma quando sì. Pensi di resistere? Scudo su, ok. In sto caso serve. Sì, sì, lo so cosa devo fare. Maledizione. È su però. Ok, vai. Ma quando lo facciamo salire, Atreus? Oh. Ok. Recuperiamo un po' di vita. Ah no, non c'ho il recupero della vita con l'ira. Pensavo di sì, ragazzi. Quanto sono stupida. Ok. Via, riusiamo la stessa pietra contro di lui. Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ok. Atreus, bisognerebbe approfittarne. Vai, vai, vai. Oh.
Oh! Ti prego! Mi dispiace! No! No! Vecchia! Che è successo? Cosa è successo? Troviamolo! Forza! Ma che è successo? Continua a inseguire Garm. Niente, ragazzi, sta situazione non vuole sapere di risolversi. E non ho capito cosa ha cercato di fare Atreus. Fatto sta che il lupo è scappato di nuovo. Porca miseria. Beh, credo sia passato di qui. Proviamo a salire. Che hai fatto? Okay. L'incantesimo che mi vedesti fare quando morì Fenrir. Non lo sapevo allora, ma trasferii la sua anima nel mio pugnale. Le anime sono potenti, ho pensato che quella di Fenrir potesse... cambiarne la natura. Già. Davvero? Davvero? Minchia, che figata! Serio? No, regà, cioè se fosse così, oh mio Dio! Cioè se fosse così ha trasferito l'anima di Fenrir in questo lupo e quindi... cioè, Fenrir di regola li dovrebbe riconoscere, giusto? No, no, regà, no! Ma che me state a di? No, 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 regà, cioè io sempre più basita, stupita, cioè incantata, diteli tutti. Midgard, prima dell'attacco di Freya, mi hai detto che volevi proteggermi. Perché? Ho visto una profezia. Eri tra le mie braccia, morto. Anch'io l'ho vista, a Jotunheim. Cosa? Lo sapevi? È per questo che mi stai addestrando così duramente. Un giorno dovrai sopravvivere senza di me. Non succederà. Non lo permetterò. Mai. Ogni viaggio ha una fine. Non il nostro. Non così. Ok, quindi Kratos si è detto che lo sapeva. Io mi sarei un po' incacchiata, sinceramente. Cioè, gli avrei detto, perché non m'hai detto una mazza? Perché tanto, vedi, lui dice, comunque, prima o poi. Ogni cosa ha una sua fine. Quindi, perché preoccuparsene in anticipo? Si è tolto tutto, ragazzi. Questo era il suo collare, chiamiamolo così. Sono impaziente di vedere cosa sarà successo. Mamma mia, regà. Ma che cavolo, cioè. È incredibile tutto. Sempre troppo incredibile. Il momento. Stai bene. Scusa se ti ho ferito. È finita ora. Te lo prometto. Fen? Sei tu? Oh! Che bravo! No! Sì. Mi sei mancato anche tu. Temevo di non farcela. Ci siamo riusciti. Seduto. No! Com'è mai possibile? È la magia dei giganti. Ho imparato tante cose. Ad Asgard? Questo non c'entra niente. Altri segreti? No. Una promessa. Che è importante che io mantenga. Come tu l'hai mantenuta la mamma. No, regà. Vedi quando ti fidi di me? A casa. È fatta.
Dovremmo dirlo agli altri. Decidere la prossima mossa. Cioè, raga, io... sono senza parole, senza parole, senza parole. Ciò che prima era un pericoloso mastino di El che squarciava i regni è ora Fenrir, il ritrovato lupo di Atreus. Il pugnale del ragazzo conteneva infatti l'anima di Fenrir. Dopo aver pugnalato Garm, l'anima del lupo è stata rilasciata nel corpo del mastino. Non temo le abilità di mio figlio, ma la crescita del suo potere mi coglie di sorpresa. Cioè, raga, che cosa potrei mai dire? Cioè, sto gioco non smette mai di stupirmi. Ogni volta penso di aver visto abbastanza, ma invece non è mai abbastanza. Succede sempre qualcosa di più pazzesco e di più inaspettato, di più... cioè, wow. Sta roba non l'avrei mai pensata nella vita, ragazzi. Quindi... Fenrir è tornato, ma tra l'altro nei panni di un lupo gigante. Cioè, praticamente avremo dalla nostra un lupo gigante che crea squarci fra i regni. Cioè, non so se, ragazzi. E quando le Norne ti hanno detto che Heimdall voleva uccidermi, è a quello che ti serve la lancia, vero? Sì. Heimdall è un idiota, ma non sei più così, dico bene. Un assassino di dei. Non vuoi la guerra? No. Ma farò qualsiasi cosa per proteggerti. Esatto. Il punto è proprio quello. Si tratta di proteggere te, non di non volere la guerra. Vabbè. Andiamo di qua, ragazzi. Va. Dovremmo essere abbastanza vicini. Che guardi, Atreus? Perché guardi il muro? Ma, sì, ma tra l'altro... attiviamo sto coso? Cioè, che devo fare? Ok, sì. È aperta. E se usassimo i sigilli per congelare quell'ingranaggio? Eh sì, figliolo, però devo un attimo capire cosa fare e quanti metterne, perché su quell'ingranaggio più piccolo non abbiamo la possibilità di mettercelo, in effetti, quindi boh, non so, proviamoci comunque, ma c'ho i miei grossi dubbi. Ah, ok, a posto. Se non ti fidi delle parche, perché ti interessa ciò che dicono? Se si parla della tua vita, non corro rischi. Assolutamente. Qua cosa dice? Guarda. Guarda. La potente divoratrice di morte, creatrice di eventi, non è la prima a sedersi sul trono di Hel e non sarà l'ultima. Sin dai tempi dei primissimi ghiacci il ruolo è stato ricoperto da 9 sovrani, ma il suo è il mandato più longevo. Ma quando finirà il suo dominio? Il titolo le verrà rimosso con la forza o lo abbandonerà volontariamente? I morti osservano e attendono. Benissimo, ma... quello è un corvo. Perché c'è un corvo gigante lì che osserva? Ed è enorme, tra l'altro. Atreus, te ne sei accorto? Vabbè, è comunque spaventoso in ogni caso. Qua buttiamo giù. Andiamo avanti. Oh, qua ragazzi c'è il passaggio. E lì c'è un corvo di Odino che svolazza e che non credo che riuscirò a prendere al volo, perché è tipo... ci posso provare, ma... oh, perfetto, ottimo, ottimo. Sì, sì, andiamo ragazzi, andiamo. Va bene. Il passaggio Fenrir. Faccio io. Sarà tornato proprio a casa, quindi a Midgard, non a casa di Sindri, ovviamente. Vai. Perfetto. È proprio rotto. È rotto. Cavolo. Che c'è? Sono ricaduto nei miei vecchi atteggiamenti. Collera. Diffidenza. Verso di te. Adesso e anche prima.
allontanato da me. Senza di te sono stato imprudente. Troppo sicuro di me, ho commesso sbagli stupidi. Non so perché credevo di poter fare da solo. Avevi ragione. No. Durante il nostro viaggio insieme, sei diventato un guerriero, meritevole del nome che porti. Ero io a non essere pronto per questo. Non devi tornare a essere ciò che eri solo perché non sono con te. Facciamo una promessa. Io prometto di seguire i tuoi consigli, anche se non sei con me. A guidarmi. E tu farai lo stesso. D'accordo? Ho bisogno di sapere che starai bene senza di me. Atreus. Mi dispiace. Non dispiacerti, padre. Fa di meglio. Torniamo a casa. Le profezie possono essere cancellate. Ricordi, la profezia non deve influenzare le nostre scelte. Allora creeremo il nostro destino. Raga, oggi è troppo, cioè, una cosa appresso all'altra, cioè, dopo Fenrir e Garm, questo, cioè, una cosa incredibile, cioè, Kratos che si fa un'autocritica spaventosa e che finalmente capisce quanto tiene a suo figlio e quanto... per dimostrarlo debba comunque essere migliore di quello che è stato in passato e gli dice mi dispiace, c'è questo abbraccio alla fine, cioè no, regà, cioè io non sono mai abbastanza pronta per questi momenti. Torniamo a casa di Sindri, ok, ma oggi è stato sconvolgente, ragazzi, cioè è stata una roba assurda. Volevi occuparti di qualcosa prima di tornare da Sindri? No. Prima recuperiamo Mimir. Poi potrai raccontarci cosa hai imparato ad Asgard. Dopodiché, vedremo. Lo consideri davvero un fratello? E Freya? Sbaglio o si è trasferita da noi mentre ero via? Dopo aver rivolto il suo odio contro Odino, ha notato che abbiamo interessi simili. Ho provato anch'io a dirglielo, ma... E quando? Oh, prima di iniziare a dirti dove andavo di notte. Capisco. Ehi, non mi ha ucciso. Non ho detto nulla. È stato bello perché c'è stata, ragazzi, un'evoluzione anche di Atreus, che sta crescendo e sta maturando comunque e si rende conto di aver fatto uno sbaglio a non seguire comunque i consigli di suo padre, perché il padre comunque ovviamente fa e dice quello che dice
sempre solo per il suo bene. Si è reso conto di essere stato un po' presuntuoso, un po' troppo sfacciato. Cioè, regà, c'è un'evoluzione di questi personaggi che è quasi commovente, direi. Cioè, per quanto è stata fatta bene, andiamo. Oh, magari premo cerchio. Non ci passo attraverso. Sindri sarà contento di rivederlo. Cioè, adesso che c'è un attimo di pace, comunque, voglio dire, eh. Vediamo che è successo qua intanto. Siete tornati? Com'è andata? La bestia non ci darà più problemi. Questo è un vero sollievo. Avete fatto fuori il vecchio Garm, giusto? Sì, più o meno. Atreus, perché tu sia andato ad Asgard dopo tutto quello che ci ha fatto passare è una cosa che non capirò mai. Ma spero almeno che tu sia tornato con qualcosa di utile. Lo spero anch'io. Venite, guardate che ha in mente Odino. Qui c'è quello a cui tiene di più. Più del Ragnarok o di altre cose. Questa maschera. Qualcuno la riconosce? Quella cosa? Oh, è senza senso. Sindri. Ci si gingillava da prima che lo conoscessi. Onestamente, pensavo che i giganti si divertissero alle sue spalle. Ok, va bene. No. Ti sbagli, Mimir. Questa maschera è importante. Perché? Non è opera dei giganti. E solo ad alcuni è apparsa nelle loro visioni. Non se ne sa l'origine, ma alcuni credevano che fosse un mezzo per conoscere i segreti della creazione stessa. È un oracolo. È molto, molto di più. Immaginate di essere tutt'uno con la fonte della saggezza infinita. Per questa, Odino mi torturava. Allora che ne pensi? La conosci? No. È un'ossessione che non ha mai voluto condividere con me. Ma ti dirò una cosa. Anche quando Odino dice la verità, il suo fine è ingannevole. In ogni caso, non facciamoci distrarre da questo. Heimdall è il nostro obiettivo o no? Riscriveremo il nostro destino in un altro modo. Allora tornerò a Vanheim. Se non combatteremo Dino, dovrò aiutare mio fratello ad opporsi a lui. Quando potremo ci uniremo a lei? Studierò i miei appunti sulla maschera per pensare a un piano. Ma se desideri partire, io verrò con te. Ok. E ascoltatemi, vi prego. Mi dispiace per come sono fuggito. Non farei mai del male a uno di voi di proposito. Beh, quando puoi trasformarti in un orso senza volerlo, sono cose che succedono. Allora, mi perdonate? Ma certo, Atreus. Non volevi ferirci, ragazzo. Sindri? Sì, anch'io. Prima o poi. Ok. Mi sta bene. Mentre chiariamo la situazione, spero possiate perdonarmi per non aver fatto di più durante l'attacco degli Hellwalker. A prescindere dai dubbi che nutro sulla violenza, se la vostra casa è sotto attacco dovrei ignorarli, specie quando si parla di non morti. Ho persino impugnato uno scudo anziché una spada. Hai avuto ragione a rimproverarmi, vecchio amico. Quando la lotta mi esigerà di nuovo, sarò pronto. Ben detto, Tyr. Ne sono certo. Ok, quindi Freya, non so se si è offesa, ma ha detto, là, se non avete intenzione di far niente contro Dino, io vado da mio fratello, e quindi se n'è andata a Vanheim. E quindi il nostro obiettivo adesso è... quando siamo pronti di appunto andare a Vanheim anche noi. Quindi intanto raccogliamo tutto, ragazzi. Sì, un attimo, arrivo. Grazie.
Quindi adesso abbiamo un attimino, ragazzi, per finalmente migliorare il nostro equipaggiamento. Quindi il Leviatano può essere potenziato, acquisirà 15 punti di forza. Ecco. Questa fatto. Sì, che è una... Ok. E possiamo potenziare anche qualche altra cosa. Vediamo un attimo. Allora, lo scudo che abbiamo, una volta potenziato, ragazzi, ci aumenterebbe di 15 la difesa e di 3 il runico. Più o meno come l'altro scudo che abbiamo trovato. Prima di passare da Freya, puoi occuparti di eventuali questioni in sospeso in altri regni? Sono sicuro questo... che al ragazzo piacerebbe aiutarti. Sì, lo so. Questo comunque ci aumenterebbe di 30 la difesa. Ok, quindi sarebbe il doppio, diventi la fortuna. Non lo so, sono un po' indecisa, ragazzi, sinceramente. Sullo scudo ci penserò un attimo su. Dopodiché, per quanto riguarda le lame del caos, possiamo potenziare i pomi e ci aumenterebbe di 3 la forza e di 5 la vitalità. Dai, direi di sì. Perfetto, ecco fatto. Dopodiché, per quanto riguarda la lancia Draupnir, non abbiamo le risorse necessarie per potenziarla. Arrivando all'armatura, vediamo un po'. Mi sono passata, ragazzi, tutti gli spallacci che sono fabbricabili e sì, alcuni ovviamente hanno aspetti positivi, ma andrebbero comunque troppo ad incidere o sulla forza o sulla difesa, ragazzi, in negativo. Quindi direi a questo punto, visto che abbiamo l'argento e il materiale necessario, di potenziare, ragazzi, sì, gli spallacci che già abbiamo equipaggiati. Così non ti beccherai. Ok, ci aumenta di 16 la forza e di 8 la difesa, ragazzi, quindi ottimo. Potenziare, ragazzi, i bracciali ci aumenterebbe di 7 la forza, di 2 il runico e di 2 la ricarica. Abbiamo le risorse necessarie per poterlo fare, rimarremo con praticamente quasi niente, ragazzi, di pezzi d'argento, però comunque importante il potenziamento, quindi vai. Perfetto. Ovviamente, ragazzi, non abbiamo più l'argento necessario per poter fare nient'altro, quindi né creare incantesimi né niente. Però potrei magari vendere qualcosina, vendere roba che non sto usando, tipo appunto questi parabraccia. Direi, ragazzi, che sta roba la vendo, tanto comunque non credo che la riequipaggerei, ecco, quindi vai. E passa qua. Vai. E vai. Sì, perfetto, tutto. Quindi abbiamo recuperato un po' d'argento, per cui... Quando vuoi. Non possiamo potenziare l'armatura fianchi perché costerebbe troppo. Ok, qua, ragazzi, è possibile potenziare anche gli accessori che sono equipaggiati, quindi visto che costa molto poco, direi che potenzieremo questo, ragazzi, scossa di assestamento sonica. Perfetto. Capacità runica, potenzieremo anche questo. E direi che a questo punto, ragazzi, comprerò una pietra della resurrezione. Sì, dai. Compriamola, che comunque può sempre essere utile, magari veramente in casi di estrema emergenza. Quindi hai deciso? E il tuo ragazzo? Possiamo potenziare, ragazzi, l'arco di Atreus. Ci serve soltanto legname, quindi direi di sì. Non dimenticare, puoi sempre colpirli con questo. E possiamo potenziarlo di nuovo. Perché no? Abbiamo abbastanza materiale per poterlo fare. Perfetto. Ok. Raccogliene 6. Ok, fiamma scintilla ghiacciata. Va bene, va bene. Perfetto, ragazzi. Allora, direi che per oggi possiamo fermarci qua, anche perché ho finito il mio tempo a disposizione per registrare. Che dire, ragazzi, è stato un episodio veramente ricco di colpi di scena e di situazioni completamente inaspettate. So che uso sempre questo termine, ma è il termine giusto, ragazzi, perché davvero sono cose che io perlomeno non mi aspetterei di vedere, di sentire, e quindi rimango sempre piacevolmente stupita e a bocca aperta. Cioè, ragazzi, che dire, questo gioco dimostra sempre di più quanto sia un gran gioco, da tutti i punti di vista. In ogni caso, ho adorato anche questo episodio di oggi, davvero, davvero, specialmente per quanto riguarda la conversazione che hanno avuto Kratos e Atreus, perché ci ha mostrato come entrambi, in un modo o nell'altro, siano cresciuti, come entrambi cerchino comunque sempre di essere migliori, come diceva Faye, giustamente. E quindi è una cosa, ragazzi, impareggiabile, davvero. È sempre più curiosa comunque di vedere
capire cosa succederà adesso, perché ogni volta dice: oddio, oggi è successo questo, ma cos'altro potrà mai succedere di incredibile la prossima volta? Però è sempre bene aspettarselo, a quanto pare. E come sempre, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E obdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!